Allora, benvenuti sul mio canale. Allora, oggi vi faccio. Siamo domenica pomeriggio, domenica quasi sera. Allora, oggi vi faccio un video haul. Allora, io ho fatto parecchi acquisti in questi giorni. Dunque, ci sto un po' di tutto, non mi ricordo nemmeno che cosa ci sono, c'è nelle borse, quindi c'è un po' di tutto. Allora, cominciamo e proseguo. Prendo a caso, cioè, prendo buste a caso, non so nemmeno, non mi ricordo nemmeno che cosa c'è dentro. Ok, allora, in questa busta cosa c'è? Ecco, allora, tra qualche settimana è il compleanno di mio nipote, quindi ho comperato, deve fare una festa con i bambini, con gli amici, quindi in giardino. E quindi ieri sono andata al negozio, lo sapete quel negozio che vi parlo io sempre, Zeman, eh? Allora, ho comprato due cosine per mettere la tavola fuori, sperando che il tempo accompagni, che non piova, per mettere la tavola fuori, i palloncini e tutta la via di seguito. Quindi sono sei bambini, più mio nipote sono sette. Allora, ho comprato, partiamo da questo. Allora, questa è una tovaglia per mettere sulla, non so se mi vedete bene, per mettere sulla tavola. Quindi l'ho presa a po' così, celeste, quindi di plastica mi sembra, non l'ho nemmeno aperta, mi sembra che è di plastica, quindi per i bambini è ottima così, anche se cade un succo di frutta o qualcosa, è di plastica, si dà un colpo di spugna e via. Quindi gli ho comprato questo, la tovaglia. Poi ho preso i tovaglioli, vedete? Come questa fantasia è proprio bellina, vedete? L'ho pagata. Ah, non vi ho detto il prezzo, scusate. Allora, questa tovaglia l'ho pagata 1,49 euro. È bella grande, è 1,30 m per 1,80 m, vedete? L'ho pagata 1,49 euro. Quindi un buonissimo prezzo, scusate, ma mi vedete di tutti i colori perché il sole. Poi ho comprato due pacchettini di tovaglioli e li ho pagati 59 centesimi, vedete? 59 centesimi e ce ne sono 12, quindi 12 e 12. La fantasia è molto bella, vedete, vi faccio vedere da questa parte, ci sono i palloncini, i cappellini, ci sono la torta, i pacchetti regali e via di seguito. Quindi scritto party, vedete? Party, quindi sono molto carini. Quindi ne ho presi due. Poi, sempre per la tavola, ho preso quindi questi piatti che vanno con i tovaglioli e con la tovaglia. Vanno abbinati, vedete lo stesso disegnino. Li ho pagati 49 centesimi e ce ne sono 6, quindi 12 piattini per i bambini. Vanno bene. Quindi 49 centesimi. Poi, sempre per la tavola, ho preso i bicchieri. Questi bicchieri stanno 6 bicchieri, quindi ho preso le due fantasie, così più divertente, più carino anche da vedere. Quindi 49 centesimi, anche questo 49 centesimi, quindi ci sono 12 bicchieri. Poi ho preso, per mettere sugli alberi, gli ho preso le bandierine, vedete? Allora, non le ho neanche aperte, quindi sono abbinate alla tovaglia, abbinate anche, non so se mi vedete, abbinate alla tovaglia, scusate. Ecco, qui mi vedete meglio. Quindi, abbinate alla tovaglia, i bicchieri e i tovaglioli, tutto qua, e ci sono anche rossi, mi sembra, non li ho aperti, comunque vedete, ci sono 6 metri di bandierina, quindi sì, 6 metri, vedete, 99 centesimi. Io ne ho presi solo una perché io non ho, ne ho un'altra già di bandierine, così, sono proprio di stoffa, sempre tipo a tutti i colori, rosa, celeste, bianchi, con i cuoricini, con le macchinine, c'è già un'altra, quindi ne hanno preso solo due.
6 metri, questa andrà su un albero e gli altri forse su un altro albero, vediamo. Quindi, poi ho preso dopo la festa, quindi dopo per quando i bambini se ne vanno a casa, mio nipote offre agli amichetti un regalino ciascuno, quindi ho preso questi, ci sono i sacchettini regali, ce ne sono 10, vedete, li ho pagati 49 centesimi, sempre la stessa fantasia, non lo so perché oggi non mi vedete, devo spostare, darsi che mi vedete meglio così, vedete la stessa fantasia dei bicchieri e via di seguito, quindi 49 centesimi, 10 sacchetti. E nei sacchetti, allora, non ho preso tutto, perché non ho trovato, l'ho presi sabato, andavo di fretta, insomma, ho preso più o meno. Comunque la settimana prossima, domani semmai, vado e vado a vedere più con calma. Allora, li ho preso. Allora, per le femminucce, perché sono 3 femminucce e 4 maschietti, quindi sono 3 maschietti e 3 femminucce, più mio nipote, sono 7. Comunque, per le femminucce, per mettere il regalino, li ho preso, vedete? Delle coroncine che si mettono con come si chiama, con il pegno, come si chiama in Italia, non mi ricordo questo, insomma, vedete, per mettere nei capelli. Quindi ho preso, ce ne sono 4 coroncine, 2 argentate e 2 rosa, quindi le ho pagate 79 centesimi, quindi andrà uno ciascuna nel sacchetto delle bambine. Per i maschietti ho preso, non so in Italia come si chiamano, scusatemi, sono, sapete, con il filo, come si chiamano? Allora, qui si chiamano yo-yo, allora non so in Italia come si chiamano, scusatemi ragazze, ma non c'è nemmeno scritto in italiano. Quindi ci sta il filo, sapete, che scende, sale e scende, quindi ho preso uno ciascuno per i maschietti. Li ho pagati, scusate, non vi ho detto nemmeno il prezzo, 79 centesimi. Quindi questo, uno ciascuno i maschietti. Poi ho preso i palloncini, ne ho presi 20 per mettere sul cancello della casa, sul cancelletto della casa, per mettere sugli alberi. 20, ma mia figlia ne ha già altri, quindi 20 bastano. Li ho pagati 99 centesimi, vedete? Ok, poi ho preso anche, perché faremo fare dei giochi ai bambini, e abbiamo comperato le medaglie, vedete? Quindi ho preso, stanno 4 medaglie in ogni confezione, 79 centesimi, quindi sono... Ve le faccio vedere, aspettate, ve le apro, ho preso 2, apriamo una, non l'ho nemmeno aperta, la apro con voi, quindi ci sono le medaglie, vedete? Faremo fare dei giochi e come vinceranno tutti, avranno una medaglia ciascuno, di plastica, vedete? Così, si sbottona, ecco, l'accetto della bandiera francese, marche winner, vincitore. Quindi ne ho comprato 8, quindi sono 7 bambini, vanno bene. Questi li ho pagati, quando vi ho detto, 79 centesimi, vedete? Quindi ne ho presi 2. Questo è per i giochi, ma compreremo ancora altre cose perché non ho trovato tutto. Poi ecco, questo è l'altro pacchetto, quindi 2 pacchetti. Poi ho preso per ogni bambino, allora per le femminucce ho preso questa, Frozen, e per i maschietti stava solo questo, Cars, quindi ho preso uno ciascuno, ne ho presi, sapete, sono per fare i palloncini, palloncini di sapone, ne ho presi 8, mi sembra, 7-8, non mi ricordo, ma comprerò anche una bottiglia di 1 litro di sapone, così quando questo finirà non metteranno l'altro, vedete, ci stanno 3, 6, 8, sì, ne ho presi 8, 2, 4, 6, no, ne ho presi 7, vedete, ecco, 7,
E ognuna di queste, anzi, anche sono in Made in Italy, vedete? Allora, questi li ho pagati. Ah, non c'è il prezzo, ma li ho pagati 39 centesimi. Quindi ne ho presi 7. Così c'hanno tutta la scorta. E mi sembra che per mio nipote, per la festa del compleanno, è tutto ok. Poi proseguiamo con un'altra busta. Prendiamola a caso. Ho ricomperato, per quelle che già hanno visto un altro video, le lingette, le serviettine intime, sono eccellenti, sono veramente buone. Era la prima volta, l'altra volta che le avevo comperato, quindi li ho provati, sono buoni, sono rinfrescanti, non danno allergie, quindi ne ho comprata ancora un altro pacchetto. Quegli altri me li sono già tutti serviti. Questi 99 centesimi, 10 a Auchan, vedete? Sono all'aloe vera, si presentano, per quelli che non hanno visto gli altri video, li rifaccio vedere, si presentano così, in sacchettini individuali, quindi si possono portare tranquillamente in borsa, vedete? Molto igienici, perché ce ne sono altri che si tirano così, ma non sono troppo igienici. Io personalmente trovo che non è troppo igienico. Così sicuro stanno chiusi e poi una volta finiti utilizzati si mette nella busina e si butta. Quindi questi qua per me sono buonissimi, 99 centesimi. Poi sempre allo stesso negozio dove ho comperato tutto quello per la festa, tutte le cose per la festa, ho comperato per mio nipote allora, calze. Allora, come costavano veramente poco, vedete? Tre paia di calze le ho pagate 2,29 euro. Allora, vedete, allora ne ho presi 12. Vedete, ne ho fatto la scorta. Questi tre a tinta unita blu più chiaro, vedete? Questi 1,99 euro, questi 2,29 euro, vedete come sono? Sono molto carini, vedete? 3, sono 6. Poi questi li ho presi per mia figlia, tre paia nere, 1,99 anche. Poi ho preso questi altri tre, 1,99 sempre per mio nipote, neri, grigi e grigio scuro, grigio chiaro e grigio scuro. Poi gli ho presi quest'altro, scusate, sempre questi 2,29, questi ci sono i dinosauri, questo è blu tinta unita, e questa sono grigie e blu, vedete? Molto belle, buona qualità, vedete, ci sta il dinosauro, quest'altro e quest'altro. Dunque, quindi per mio nipote ne hanno presi 12 paia e io ho preso anche 3 paia per mia figlia, 3, 6, 9, 12 e 3 paia, 15 paia di calze, quindi il prezzo era buono. Tinte unite 1,99 con i disegnini 2,29, quindi mio nipote sta a posto con le calze. L'altro giorno mi ha telefonato e ha detto: "Nonna, mamma mi ha detto che mi hai comprato le calze, è vero che mi hai comprato 12 paio di calze?" E ho detto sì, era contento, e beh, adesso ce n'hai per un bel po'. Ok, poi ho comprato anche 3 paia per mio marito, i fantasmini, così, vedete, di cotone nero. 3 paia 1,99 euro. Ok, ecco, ci stanno anche i prezzi, vabbè, i prezzi stanno dentro. Poi mi sono comperato, allora io faccio molto la lana, voi sapete che, scusate, no, la luce non si vede bene. Allora io faccio molto la lana, sapete che io faccio l'uncinetto, non si vede bene la luce, scusate, ecco. Cerco a trovare un posto che mi vedete un po' meglio. Allora, ho comprato questi, come si chiamano? Gli aghi da fare i ferri con, sapete, con il filo. Ma io così non l'ho mai fatto, quindi proverò. Ho pagati 79 centesimi e ho preso il numero 8 per fare la lana a cerchi, così senza cuciture. No, così non l'ho mai fatto perché io lavoro con i ferri sotto il braccio, così non ho mai lavorato, quindi ne ho preso uno veramente solo per provare. Ho cambiato posto perché penso che non mi vedevate bene. Poi
preso, allora, questo è un nastro adesivo biadesivo in schiuma. Oh, no, questa luce, vedete? Per mettere, per fare dei lavoretti, serve sempre, quindi ce l'ho pagato 59 centesimi. Scusatemi, questa luce è una... Allora, poi ho comprato questi due album per mio nipote piccolino, ma li ha già utilizzati ieri, sapete, stanno gli stickers, vedete? Di Topolino, Minnie, Pluto, ecco, faccio vedere i disegni di mio nipote, piccolino, c'ha solo 22 mesi, quindi questi ho presi per lui e li ho pagati 99 centesimi, mi sembra, sì, ah, non c'è il prezzo, comunque ho tolto la busta che stava sopra, stavano 99 centesimi. Questo sono con il Re Leone, Bambi, e questi sono con Topolino. Allora, come vi dicevo, l'ha già utilizzato, vedete che già sono tolte, quindi. Poi gli ho preso questi tamponcini, sono per fare ci sono i cuoricini, le macchinine, la tartarughina, quindi per lui vanno molto bene, vedete, sono così. E gli ho pagati 90 centesimi questi, ma non sa ancora servirsene bene, perché li mette così, invece di metterli dritti, quindi sono un po' più grande comunque. Poi gli ho presi questi colori, perché io ho i colori giotto e me li rovina, quindi gli ho presi questi qua come piccolino, gli ho presi questi, ma non sono una buona qualità comunque per lui, perché piccolino che incomincia a scarabocchiare un po', vanno bene, quindi gli ho presi questi, e questi li ho pagati 1 euro. Allora, ecco, 12 colori, 1 euro li ho pagati. Poi allo stesso negozio dove ho preso la tovaglia, e ho preso da Zimman, mi sono presa anche questi per me. Allora, aspettate, ma mi sembra che in un'altra busta ci deve stare ancora un'altra. Comunque, allora, mi sono prese, vedete, queste tovaglioline, vedete come sono belle? Ma no, oggi non mi vedete per niente. Allora, ecco, vedete, mi devo mettere così, vedete? Allora, sono per 25x25 la taglia, costano 79 centesimi e ce ne sono dentro, mi sembra, non lo so, non ci stanno scritti, comunque ci saranno 12, penso io. Ah sì, no, è vero, non ci sta scritto, quindi non va niente. Allora, ho trovato questo a forma di anguria, bellissimo per l'estate. Questi sono i gelati. Questi sono i gelati più grandi, 79 centesimi sempre, e questi sono il limone, vedete? Limone sempre 79 centesimi, però non ci sta scritto quante ce ne sono dentro, boh, ma penso una ventina. Comunque ne ho presi 5, ma normalmente ci deve essere anche un altro in una busta, perché ho preso anche un altro, sempre con i gelati, ma un altro, comunque vedremo delle buste se escono, quindi ne ho presi 5, per, no, ne ho presi 4, ecco 4. Poi, l'altro giorno siamo andati a Auchan, li prendo come li trovo, mi sono comprato il top coat della Essence, perché quell'altro quando avevo fatto le unghie non mi piace tanto, è un po' doppio, ho ripreso questo, quello che c'avevo prima, vedete? Questo della Essence, l'ho pagato 3,49, se non erro, sì, 3,49, quindi comunque quell'altro non lo butterò, ma me lo servirò sempre, però ho preso quest'altro, quindi questi della Essence. Poi sono andato a un altro negozio, comunque questi sono spese che ho fatto in parecchi giorni, non è un solo giornale. Allora, come sono cominciate le partite? Io ho preso la nostra bandiera, vedete? La bandiera italiana. Ok, per mettere al balcone. Comunque io ce n'ho un'altra molto più grande, ma mio figlio ce l'ha in camera sua, quindi per non togliere quella che sta nella camera di mio figlio ho comprato un'altra che è bella grande, vedete, per mettere sul balcone. E domani, che è lunedì, speriamo, vedete, aspettate, la faccio vedere più grande, vedete? Ok, Forza Italia,
Quindi ho comprato la bandiera, l'ho pagata 4 euro, sì, 4 euro, e poi ho comprato anche il fischietto. Allora, ho comprato il fischietto e ci stavano anche i braccialetti stavano 6 euro. Allora, me ne sono dimenticata a prenderlo, l'ho fatto io, l'ho fatto con l'uncinetto, mi sono fatto un braccialetto bianco, rosso e verde all'uncinetto, quindi non l'ho comprato. Ci stavano anche gli occhiali, ma io se metto gli occhiali bianco, rosso e verde non vedo più niente, quindi non li ho presi. Ok, ho preso anche il fischietto, questo è 1 euro. Ok, preso un'altra busta. Scusate, allora che ci sta da questa parte? Poi, qua. Continuiamo con le calze. Sempre allo stesso negozio, ma questo è stato un altro giorno. Io ho preso anche delle calze per l'altro nipotino più piccolo che c'ha 22 mesi, vedete? Le ho prese. Non so se ve le ho fatte già vedere, non mi ricordo se nell'altro video già ve le avevo fatto vedere. Comunque ne avevo prese già 3 paia, 1,79 euro. Questi qua, mi sembra che ve le ho fatte vedere, non sono sicura, vedete? Questi, questi e questi. Non li ho ancora dati, mi sono dimenticata di darle vedere. Questi 1,99 euro. Questi tre, questi 1,79 euro. Questo è un bel burrito con questi sono i granchietto, qua ci sta, che sta il polipo, qua che ci sta il dinosauro, vedete? Comunque questi, mi sembra che li ho fatti già vedere, non ne sono sicura. Questi, poi sembrano da Zipan, come sono presi? Allora, 3 panni, 6 panni, 3, 3, i panni per fare la polvere, quelli in microfibra. Allora, questi li ho pagati 99 centesimi, ce ne sono 3 dentro, 3, 3, 6, quindi ce ne ho 6 per 2 euro. Questi io non ne consumo molto perché come si fanno un po' più rovinati, io li butto per il prezzo, quindi ne ho comprati 6. Poi, che ho comprato ancora? Ho comprato, allora, questi sono dei piccoli pezzi di tessuto in fantasia per mettere quando io faccio le confetture. Le confetture sul coperchio a me piace comunque finirli bene. Vedete, sono pure belle che sono già tagliate perché l'anno scorso quando io li ho fatti ho comprato pezzi di stoffa più grande e li ho ritagliati io, ma purtroppo non ho le forbici che fanno i zigzag. E invece quest'anno li ho trovati già tagliati, quindi ce ne sono in ogni bustina 6, 2 di ogni 2, 2, 2, vedete? Fantasia rosso, questo è sul blu e questo è sul viola e questa è la stessa cosa, rosso, blu e viola, così ce n'ho 12, sempre 12 vasette di confettura. Li ho pagati 99 centesimi, me ne dimenticavo, ecco. Oggi non so se mi vedete bene con questa luce. Poi ho preso degli strassini, vedete a forma di stella, li ho pagati 49 centesimi, sono tutti colorati, non so ancora dove li metterò, che utilizzo ne farò, comunque vi farò vedere la prossima volta, se faccio un lavoretto ve lo mostrerò. Quindi 49 centesimi, sono molto belle, vedete il colore? Ok, c'ho il letto riempito di... Ah, ecco, vi dicevo, avevo comprato un altro, ecco. Ice cream, ho fette, sono ancora gli altri gelati, perché quegli altri sono così. Ah, ecco, così c'ho 5, vi dicevo che c'erano 5 panni. Vedete? Questi sono così, con i gelati. C'ho questi gelati e c'ho questi gelati più piccoli. Quindi ce n'ho un bel po' per quest'estate. Poi che ci sta più, non so nemmeno io che cosa ho comprato. Beh, questo va bene, questo è il block per le toilette. L'ho pagati 49 centesimi, vedete? Block toilette, pastiglia, alla menta? No, al pino. Non l'ho mai preso questo qua, proviamo. Comunque, già così è profumato. Poi mi sono presa, scusate, mi sono presa un libro di mandala, sono gli album a colorare per gli adulti, mi vedete malissimo oggi,
vedete? Allora, c'ho già gli altri, comunque ho preso almeno questi qua, vedete? Fiori, cuori. I buffetti, si vede bene. Questi, vede? Quindi, se no, ne devo avere almeno 5 o 6 di libri, anche più grandi. Allora, questi sono 99 centesimi. E nel negozio, la libreria, li avevo pagati 5 euro. Più piccoli, un po' più, forse un po' più, no, questo uguale, ma piccolo così, 5 euro. Questi 99 centesimi. Quindi, poi, non so nemmeno più che c'ho qua dentro. Ah, sì. Questi sono andata al mercato ieri e mi sono fatto una piccola scorta di unghie. Come le unghie adesso non ne ho più, le ho tolte l'altro giorno. Penso che l'avete visto nell'altro video. Quelli che, per quelli che mi seguono, se no, per quelli che non le hanno ancora viste, andate sul mio canale e vedete dove stanno i video. Ne ho presi ancora due, vedete? Le unghie a finte, che sono ottime, non si sono rotte. Eppure la settimana scorsa abbiamo portato il divano, ho fatto la pittura, ho fatto le pulizie, ho fatto tantissime cose, non si sono rovinate. Le ho tolte veramente perché c'era uno che si era spaccato, no scollato, si era spaccato, quindi li ho tolti. Ma se no, se volendo avrei potuto averle anche di più. Quindi ne ho preso ancora due, un euro, quindi ne ho preso due. E ho preso anche uno smaltino bianco. Ok, sempre un euro al mercato. Poi, non so più se ho finito o no, ci sta ancora. Poi, sembrano lo stesso negozio perché io da Zimman, io penso che Zimman deve essere un po' come il Tiger, come lo dite voi? Da Tiger, da voi? Penso che deve essere più o meno la stessa cosa, perché io quando vado in quel negozio potrei comprare tutto. Comunque, allora, poi, no, vi dico una scemenza, questo l'ho comprato Auchan, quando sono andata a comprare lo smalto, ho comprato questa, allora, è un set, vedete, con i post-it, vedete come, allora, già non l'ho ancora aperto, vedete, warm and così, vedete, con i fiori tutto rosa, e si apre e dentro stanno tutti i post-it, vedete come sono belli. Le metto così, forse così li vedete meglio, vedete? Molto molto belli. Today, hello, and nice, a palline, rosa, rosa fiori, a quadrettini, verde Tiffany, molto molto belli. Quindi ce ne sono 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 di 50 post-it. Ognuno c'ha 50 post-it, quindi ce n'ho per un bel po'. Ho preso questo e ho comprato anche, vedete, vanno, quindi questi li ho comprati a Auchan, non al negozio, dicevo una scemenza. Questo l'ho pagato, allora, 1,50 euro, questo, i post-it, e questi li ho pagati 1 euro, allora sono, non lo so da voi come si chiamano, sono matite, ma portamine, allora, molto, vedete come bello si apre. Quindi toglierò questo del negozio, lo tolgo così, ecco, e faccio la pochette. Ci sono le matite, quindi le matite sono così, c'hanno la gomma e qui si spinge sopra e esce la punta. Non so da voi come si chiamano, vedete, c'è la punta, e quindi ne ho presi 4, ci sono 4 dentro, 4 matite. Non so in Italia come si chiamano, portamine, allora 4 pezzi, questa l'ho pagata e, un euro e 50 questa, e questo 1 euro, quindi sono, vanno bene con la pochette, dove sta la pochette, ed è ok. Ragazze, mi sembra che questo è tutto. Ah, me ne dimenticavo, sono andata al mercato mercoledì, vedete che cosa ho comprato? Una meraviglia, allora non voglio romperlo.
Allora, ho trovato questa meraviglia per 1 euro, vedete? Allora, ci sono le perle e poi sotto ci sono tutti questi broloc. Allora, ci sta la perla, ci sta la perlina nera, ci sta, questo non mi viene come si chiama. Poi ci sta un'altra perlina bianca, un diamantino, ci sta la corona, ci sta un'altra perlina, ci sta la chiave. Questo l'ho pagato solo 1 euro, quindi è bellissimo perché c'ha sotto qui il bracciale di color bronzo e sopra ci sono le perle ed elastico, vedete? Molto 1 euro, allora l'ho preso subito perché io cerco sempre così, a me mi piacciono quando fanno rumori. Ecco, vedete? Che bellezza per 1 euro. Ok ragazze, mi sembra che non c'è niente più da mostrarvi. No, queste sono cose che già avete visto. Ragazze, questo è tutto. Allora, ragazze, questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video e vi auguro una buona serata. Qui fa caldo, sono sudata. Vi auguro una buona serata. Se questo video vi è piaciuto, un pollice in su. Per quelle che non sono ancora iscritte, se volete iscrivervi, iscrivetevi, è gratis. E che dirvi? Passate una buona serata. Vi auguro un buon weekend, anzi no, il weekend è finito, vi auguro una buona serata e un bacio a tutti. Ciao!